Ciao, con questo tutorial su FacilitOffice 2 guarderemo nel particolare la barra degli strumenti, quindi le funzioni dei pulsanti della barra. Allora, iniziamo col dire che FacilitOffice 2 funziona con OpenOffice Writer e LibreOffice. Possiamo agire in due modi per aprire FacilitOffice. In questo caso abbiamo già aperto il nostro foglio bianco o comunque con del testo di OpenOffice. Andiamo nella cartella di FacilitOffice, decompressa ovviamente, ed eseguiamo il file FacilitOffice. In questo modo, come vi dicevo, abbiamo già il nostro file di OpenOffice e vedrete che si affiancherà la barra degli strumenti di FacilitOffice 2. Un secondo modo per OpenOffice, guardiamo, è quello di aprire nella cartella decompressa di FacilitOffice direttamente il file eseguibile di FacilitOffice 2. In questo modo si aprirà anche un foglio vuoto di OpenOffice con affiancata la barra degli strumenti di FacilitOffice, quindi FacilitOffice andrà ad aprire entrambi i software. Questo non potrà succedere però con LibreOffice perché FacilitOffice non riesce ad aprirlo direttamente, quindi saremo noi a dover aprire per primo LibreOffice e poi aggiungere la barra laterale degli strumenti di FacilitOffice andando ad eseguire il file FacilitOffice 2. Benissimo, detto questo, ci possiamo concentrare sulla barra degli strumenti, che come vedete è affiancata e segue il nostro software di scrittura, però non è mai incorporata, quindi rimane affiancata ma non è incorporata. Alla nostra barra degli strumenti possiamo cambiare anche le impostazioni andando nel pulsante Impostazioni, quindi aprendo la finestra di impostazioni, vediamo che è strutturata su quattro schede. Andiamo nella seconda che si chiama proprio barra strumenti e vediamo che possiamo modificare la posizione della barra strumenti. Al centro c'è una miniatura del nostro programma di videoscrittura e a sinistra, destra, in alto e in basso sono presenti quattro rettangoli. Il rettangolo di sinistra vedete che è colorato con un colore diverso perché per ora la nostra barra è posizionata alla sinistra del foglio. Possiamo posizionarla in alto con un clic sul rettangolo in alto. A destra vedete che cambia posizione. In basso la riportiamo sulla sinistra così riusciamo a vederla meglio. Possiamo anche renderla svincolata dal foglio di testo, mettendo la spunta su dimensione, posizione manuale, quindi noi siamo in grado di spostarla e di ridimensionarla a nostro piacere. Con la spunta su dimensione, posizione manuale possiamo anche rendere la barra più o meno trasparente. Attraverso il cursore possiamo decidere se renderla meno trasparente o più trasparente. Anche con la barra trasparente, però, ogni volta che passiamo con il cursore sopra la barra, questa ritorna del colore originale. Per ora la sistemiamo sulla sinistra, benissimo. In più possiamo decidere di averle sempre a tutto schermo, quindi sempre a tutto schermo il foglio più la barra. E possiamo decidere anche se vogliamo i pulsanti grandi oppure delle dimensioni originali. Vedete come si sono allargati i pulsanti. Possiamo anche scegliere il colore di sfondo attraverso il pulsante colore sfondo che ci fa vedere diversi colori. Possiamo decidere quello che più ci piace. Cliccando su OK vediamo che cambia direttamente il colore della barra degli strumenti. L'ultima cosa che vi faccio vedere in questa scheda è che possiamo decidere anche quali pulsanti far comparire nella nostra barra degli strumenti. In questo caso sono selezionati tutti i pulsanti. Lo possiamo capire perché tutti i pulsanti hanno una spunta di fianco, vedete, fino all'ultimo. Se togliamo la spunta dal
da uno o più di questi pulsanti significa che non vogliamo che compaiano all'interno della nostra barra degli strumenti. In questo caso io ho tolto la spunta ad informazioni. Quando usciremo dalla finestra delle impostazioni vedrete che nella barra non comparirà più il pulsante. Vi faccio vedere un'altra cosa rispetto alla barra degli strumenti. Nella scheda varie abbiamo due pulsanti che ci dicono modifica delle icone sulla barra strumenti e ripristina icone. Modificando le icone sulla barra strumenti, quindi cliccando sul pulsante vuoto di fianco a modifica, il programma ci dice che possiamo inserire nella cartella delle icone delle immagini in formato PNG, mantenendo il nome delle icone già presenti. Cliccando su OK, infatti, ci viene aperto la cartella delle icone, sovrascrivendo queste immagini, mantenendo quindi lo stesso nome, non avremo più, ad esempio, l'evidenziatore nel pulsante della barra degli strumenti, ma l'immagine che avremo scelto noi è inserita all'interno della cartella con il nome però sempre evidenzia.png, formato PNG. Quindi sovrascrivendo l'immagine e inserendola nella cartella delle icone, l'immagine che più ci piace, insomma, che più pensiamo ci sia utile per questa funzione. Se vogliamo tornare invece alle icone di default, è sufficiente ripristinare con il pulsante vuoto di fianco a ripristina. Per la finestra delle impostazioni non è necessario, non compare un pulsante salva impostazioni, ma è sufficiente chiudere con la X la finestra. Il programma e software FacilitOffice 2 verrà riavviato e compariranno tutte le impostazioni che abbiamo selezionato. Bene, per applicare le nuove impostazioni verrà riavviato, cliccando su OK si chiuderà automaticamente. Benissimo, ecco di nuovo la nostra barra con tutti i pulsanti degli strumenti. Vedete che qui in fondo il pulsante informazioni non compare più perché nell'elenco io avevo tolto la spunta dei pulsanti che volevo che comparissero nella mia barra degli strumenti.